Dopo il successo della sperimentazione avviata lo scorso anno, il Comune di Napoli con il Centro Servizi per il Volontariato lancia il nuovo bando Agenzie di Cittadinanza 2015, un'opportunità per le associazioni che operano sul territorio di realizzare attività e progetti a sostegno delle fasce sociali più fragili. Si va dall'assistenza a persone anziane e non autosufficienti, al sostegno dei luoghi di aggregazione spontanea di anziani e minori, senza tralasciare la promozione di pratiche di cittadinanza attiva come i gruppi di mutuo e autoaiuto. È un progetto che prevede una partecipazione sempre più ampia dei territori, che nasce dai territori e che si diversifica poi nelle diverse municipalità, nei diversi quartieri della nostra città. Saranno progetti a libera scelta. Noi puntiamo molto sull'assistenza leggera, soprattutto sugli anziani, sui diversamente abili, per dare quel valore aggiunto al territorio e rafforzare quello che può essere una svolta del territorio su problematiche purtroppo in continuo aumento. Il bando, con scadenza il 30 ottobre, si rivolge alle organizzazioni di volontariato di Napoli e provincia in rete con altri soggetti del terzo settore e prevede quest'anno un finanziamento di 650.000 euro. Con l'avviso di oggi noi diamo la possibilità alle associazioni di mettersi in rete nei diversi territori, di partecipare all'avviso attraverso la presentazione di progetti che diano risposte reali e concrete a quei territori specifici e particolari. Anche per la crisi generale che noi stiamo vivendo, per i continui tagli sul welfare, i comuni non è scontato che devono investire soprattutto su quelle che sono le politiche sociali, le politiche di famiglia, sugli anziani, quindi sui portatori di handicap. Per cui noi crediamo tanto in questo progetto e daremo la possibilità di costruire quelle reti solide ad associazioni già presenti sulle 10 circoscrizioni municipali per dare la possibilità di impattare con i problemi reali del territorio.